Te che facevi, cioè avevi direttamente anche il contatto con Magnus e poi dopo sentiamo anche Luigi su queste copertine. No, è stato un periodo molto bello e poi parlare di Magnus non saprei neanche dove iniziare perché è stato un autore molto complesso, molto direi quasi geniale. Io mi ricordo solo in 2 minuti, dico, quando sono arrivato da lui, mi ha mandato una persona che conosceva, che diceva che questo autore di fumetti aveva bisogno di una mano. Allora io mi preparai un malloppo di disegni, un po' anche di crimine satanico, un bel malloppo di roba, e andai da lui, sfogliò le cose, dice, fermate, dice ragazzi, sei pronto? Dico, signor Arioli, dico, è impossibile, no, di fianco c'era sul tavolo la sua prima moglie, la Claudia Dall'Oglio, che sembrava satanica, perché aveva la coda, e disse, Roberto, devo andare. Andò via, insomma, perché ho visto che riempiva i neri, gli riempiva gli spazi neri, quello pennello. Allora dopo un po' dice, Roberto, vi saluto e vado via. Poi dice, dopo poco abbiamo parlato, così, dice, mettiti a sedere. Vedo che prende un pennello, Winsor Newton, una lametta, gli taglia la prima punta, dice, adesso va bene, metti pure a sedere, comincia a fare qualcosa. E mi passò delle sue tavole, delle matite. È stata una cosa, cioè, Come i dico, colloqui di no, lavoro di adesso, diciamo. cioè, dico, mi raccomando, stai sul tondo, diceva, stai sul tondo, cioè, allora ho cominciato a fare qualcosa, ma è stato lì 2 o 3 ore con lui, poi siamo andati a mangiare insieme la sera, è un ricordo indimenticabile, veramente. Mi ha messo subito al lavoro, così come niente. Poi il rapporto dopo che ho iniziato per tanti anni, ho detto dopo aver fatto i miei crimini, è stato anche cominciato Ron Ford. Che Ron Ford è stato un personaggio, penso, di una popolarità strepitosa. Si viveva proprio i ragazzini per strada, si fermavano, aveva scoperto lo studio che avevamo in centro, venivano a bussare la porta per far firmare questi albettini. Insomma, si palpava proprio il successo popolare di questo album. Magnus, niente, Magnus, finito il periodo crimine è stato un personaggio, secondo me. Tra l'altro, secondo molti, e io sono abbastanza d'accordo, il miglior costume di un fumetto italiano, Sì. perché era di una iconicità che non a caso è rimasto tuttora, appunto, non essendo, Sì, ci sono persone pur non avendo avuto, diciamo, la serie ininterrottamente in edicola, è rimasto ancora oggi. Ci sono lettori che rimandano i beni, vogliono disegni, eccetera. Sì, che il crimine è rimasto nell'immaginario ancora, il crimine a Satani che è Alan Ford. E per allora, se considerate, erano stati gli unici fumetti italiani portati su grande schermo, al di là poi dell'esito ovviamente dei mezzi del cinema italiano che non poteva competere. Non a caso anche tutti i film di supereroi, se qualcuno ha visto su YouTube o in cassetta o se avete l'età, l'avete visto al cinema o in televisione, l'uomo ragno degli anni 70 era imbarazzante, cioè a noi sembrava di vedere chissà che roba, ma visto oggi sembra veramente girato nel sottoscala di casa. Ma perché quello che si poteva permettere allora, insomma, nell'era pre-guerre stellari nessuno poteva avere gli effetti speciali e l'epoca dopo, fino al 2000, insomma, al primo X-Men che è del 2000, anche il fumetto americano, solo Lucas poteva permettersi gli effetti speciali, quindi c'era un regista, un produttore che poteva farlo. Quindi anche il fatto che addirittura Criminal avesse avuto un seguito, quindi due film, e Satanic 1, insomma, gli unici insieme a Diabolik, quindi era proprio per dire la Trimurti, come mi piace dire, no? Gli unici tre personaggi. Che tra l'altro crearono un genere, qualche anno fa sono usciti due libri in realtà, un libro doppio, diciamo, che ha fatto il censimento di tutte le serie a fumetti dei cosiddetti neri italiani. Non solo diciamo, il classico disegno della copertina al tratto, ma proprio di fare vere e proprie pitture su carta. Tanto tutta la linea, si sente? Sì, magari tenevo vicino. Tutta la linea della corno l'ho fatta io. Esatto. Quindi anche i Io ho loghi dei cominciato personaggi. tutti i loghi, tutta la grafica,
che non c'era computer, ecco, ricordare. No, no, era tutto fatto col vecchio sistema dell'incollaggio. Incollaggio, matita, china, righello e squadra. Strumenti migliori. E oggi non la usano più, invece i giovani che frequentano oggi le scuole del fumetto, sarebbe bello fargli provare ciò che la china e un buon pennello riesce a fare, che il pennarello non farà mai. Vabbè, comunque, io ho collaborato con la Corno facendo Maschera Nera, che faceva Tiffarerio. Poi in quel periodo era un po' preso e mi chiesero di fare Maschera Nera, di cui già cominciai anche a fare le copertine. Salutiamo Tiffarerio, che quest'anno compie 90 anni come giornalino. Domani mattina ce l'abbiamo. Bene, siamo contenti, lo salutiamo. Ah, tu non ci sei domani? No, io non ci... Facciamo da tramite. Dunque, la Corno, quando io conobbi la Corno, tutto si svolgeva, la redazione, in una stanza, con due scrivanie, da una parte Luciano Secchi, dall'altra parte Andrea Corno. Di fianco, entrando, c'era una specie di sgabuzzino con una ragazza che faceva da impiegata, in mezzo a un casino di carte. E lì io iniziai a collaborare con questa piccola casa editrice, dove però arrivò Magnus e arrivò la grande idea del Criminal. Io fui presente alla prima discussione, perché avevano detto: tu farai le copertine, studia il logo. E si era indecisi se fare la maglia nera e lo scheletro bianco, o la maglia bianca, che io poi la tramutai in giallo, e lo scheletro nero. Magnus preferì la maglia bianca, perché dice: posso lavorare la muscolatura, con quello che è nero è nero. E di lì partì il grande Crimina. Poi, in seguito, a breve, un anno e mezzo dopo mi pare, si sentì l'esigenza di creare anche una donna un po' malfattrice, no? Un po', come dire, assassina, se vogliamo, creando l'idea che si trasformava con questo liquido che aveva inventato, da una che aveva il viso completamente bruciato a una donna. Io adesso non posso dire di più, sennò qui poi mi picchiano. Mozzafiato. Che Magnus disegnava veramente sexy. Naturalmente queste uscite, ci furono anche dei sequestri, ma in Italia, quando viene dalla censura sequestrato un albo, c'è un modo un po' strano per sequestrarlo. Dovrebbe passare un incaricato a ogni edicola a prendere le copie che ci sono lì. In Italia, con più di 20.000 edicole, l'editore del sequestro se ne frega. Giusto, prendo un avvocato per andare avanti con la brava. Avere un po' di pubblicità in più. Esatto, cioè. Esatto. E devo ammettere che poi arrivò il terzo, veramente il grande successo, perché arrivammo a 300.000 copie vendute, e fu Alan Ford. Io credo che lì sia stato il massimo nel personaggio di Alan Ford, e anche il più divertente. Secondo me si divertiva anche a scriverlo. Bunker si divertì tantissimo fare Alan Ford, perché creò anche i personaggi dentro in Alan Ford, oltre che al numero uno e i componenti della banda, inventò bellissimi personaggi come Super Chuck e altri. Poi naturalmente la casa editrice esplose, non erava più dove l'avevo conosciuto io. Aprì in Viale Romagna questa grande redazione e le cose cominciarono ad andare veramente bene. Nel momento che dopo ci furono i supereroi, ci fu i pocket, i comics books, ci furono addirittura anche i cartonati, perché era abbastanza forte anche in libreria la Corno. Io sono convinto che nel suo massimo splendore la Corno, secondo me, vendeva 1 milione di copie al mese.
sommando tutto, tutto sommando è 1 milione di copie al mese per una casa editrice di quel periodo, quando ancora la casa editrice Bonelli era una piccola casa editrice con 7 persone dentro, compreso Bonelli. Quindi la Corno era un gigante. Poi non si sa per vari motivi, so io, di politica editoriale forse sbagliata, forse pensando che non sarebbe stato così importante sbagliare su certe cose, la casa editrice cominciò a diminuire le tirature e le vendite. Certo, il morale del dottore, perché probabilmente io lo considero dottore, Luciano Secchi, era sceso un po' il morale, perché vedeva che la casa editrice, come succede oggi in tutte le case editrici, le vendite cominciavano a diminuire. A tutti. Quindi io, che dire, dell'editoriale Corno servo un buon, con tanto affetto, un buon ricordo, perché noi, io con Luciano, fummo veramente amici per tanti anni, escluso l'ultimo anno che cominciò a criticare tutto quello che facevo, e alla fine mi disse: lo so che vuoi far affondare la casa editrice, io gli diedi le dimissioni. Questa è un po' la mia storia nella casa editrice. Sempre personaggi in copertina, non ripetersi. Beh, no, troppo. Non sono sempre stato in copertina, però a volte no. Raccontaci un po' di... No, in realtà io volevo solo il titolo, a me non interessava. Tu non hai mai letto la storia? No, se c'era una storia particolare, proprio che succedeva qualcosa di molto particolare, se ne discuteva, e io facevo dei disfitti e si sceglieva. Ma la maggioranza delle volte mi dava solo il titolo e io nel titolo facevo la copertina. Evocativa. Sì, un po' surrealismo, perché le prime copertine io ancora facevo il teschio nero, se vi ricordate. Poi ho detto: perché farlo nero? È più bello bianco. E allora a un certo numero si cominciò a farlo bianco. E direi che il vestito giallo è sempre stato accettato da tutti, anche perché nel disegno in bianco e nero non si può fare il giallo, però dovendogli dare un colore, il giallo è il più adatto. Ma non solo, ma tra Maglio e Bunker, quando c'era da discutere una sceneggiatura per iniziare a disegnarla, loro ne parlavano parecchio assieme, i passaggi più importanti li discutevano assieme. Ecco perché il binomio Magnus e Bunker è una delle cose più riuscite nel fumetto, perché le grandi idee sono nate assieme, dove il loro massimo, secondo me il loro massimo, che è quello, secondo il mio parere, è stato il libro di Max Magnus. Per me lì hanno dato, divertendosi come pazzi, hanno dato il massimo. Poi tutto il resto è andato come doveva andare, e la Corno però è rimasta, per quelli specialmente della tarda seconda età e della prima terza età, è rimasto il grande prodotto che non dimenticheranno mai, e credo che siano, che se fosse andata avanti la pubblicazione, sarebbero ancora quelli che lo sosterrebbero. La pubblicazione ormai è fatta a ristampe, a raccolta, come l'ultima della Mondadori, che però devo fare una critica al libro del Mondadori, che secondo me un libro così alto è scomodo da leggere, perché le pagine si girano male, bisogna sempre continuare a fare questo lavoro per poter, se era leggermente più grande sarebbe stato più comodo di lettura, però la scelta è loro. Io comunque direi che se ci fosse stata veramente la grande Corno ancora oggi, sarebbe stata una bella lotta tra la Bonelli e la Corno. È leggermente un po' più addolcita, un po' più erotica, e gli ho fatto qualche bozzetto e lui ha apprezzato, sì, bene, vai su questa linea, sì. E ho continuato, insomma, ad andare avanti. Però
Tu hai inquadrato bene la situazione di Crimine Satanico nel tempo, i suoi numeri, perché è finito, insomma, perché era molto avanti, ha bruciato molte situazioni, ed è la verità. Mi chiedete che facessero qualche domanda su... Sì, domande. Su Magno, su qualsiasi cosa. Il signore lì, visto che sei qua, io ti uso, cioè, sì. No, perché ho la fortuna... Allora, vieni su un secondo, grazie. Due volte nastro d'argento come miglioratore protagonista, Nicola Nocella, il figlio più piccolo di Pupi Avati, e una serie televisiva che io non ricorderò mai perché non vedo la TV. Anch'io facevo una cosa brutta. Buonasera, intanto è un onore essere qua. Io ho conosciuto, essendo un pochino più giovane di Filippo, conosciuto grazie a una persona che si seduta qui in mezzo, i fumetti di Max Bunker. E ho conosciuto, cioè ho scoperto un fanatismo buono, se si può dire, cioè non esiste il fanatismo classico che spesso troviamo, che è appunto nell'accezione classica del fanatismo, no? Il lettore di Max Bunker soprattutto è un lettore pronto a spiegare e a, come dire, far conoscere quei personaggi, e questo, insomma, l'incontro di oggi l'ha dimostrato, e mi ha molto colpito lei che dice fate domande perché voglio parlare con voi. C'era una cosa soltanto che mi premeva a sottolineare, Filippo ha detto prima, non è anacronistico ma è assolutamente bagnato nel presente, tutto ciò che io mi riferisco soprattutto ad Alan Ford, ovviamente, un po' per le ristampe splendide che sono adesso, un po' per quello che è stato il mio maestro Alan Fordiano, che è Luca Rea, e spero parli dopo. E, l'ironia, la comicità che c'era in quel tipo di fumetto, la pagina divisa in due, le due vignette, insomma, l'essere riusciti a creare una classicità e essere riusciti anche a entrare nella società, insomma, come poi ha fatto dopo Ortolani, 8 anni dopo, volevo capire se voi vi accorgevate di questa cosa, oppure, come ha detto prima lei, no, arrivavano, soltanto ci chiedevano di firmare gli altri, cioè se vi accorgevate che un pochino stavate facendo la rivoluzione nel 64, quando c'era era un po' più grande, era un po' più grande, ma io mi vergognavo tantissimo. Io andavo, davvero, io quando mi chiedevano che lavoro faceva mio papà, non lo dicevo. Anche, e poi a scuola soprattutto, ero a scuola, alle superiori, e la mia grandissima amica, che è tuttora amica, era la figlia di Cavedon. Quindi tutte e due. Mi vergognavate da morire. Tutte e due. Io infatti lo leggevo, vabbè, io le ho lette tutte più di una volta le cose. Scusa, dico a Loris di ricordare chi era Cavedon, non credo che ci sia bisogno però. Cavedon era un autore che faceva Isabella, sì. Disegnava insomma le prime donnine sexy. Quindi dal punto di vista delle figlie, diciamo, avevate un'amicizia. Adesso ne saremmo molto più orgogliose, forse. A bruciapelo, Crimine allo Satanico. Satanic, sì. Crimine allo Satanico. Crimine allo Satanico. Alan Ford. Criminal. Vice Criminal. No, io voterei Satanic, per cui pari. Grazie. Pari. Io voto Satanic. Ma lo stesso pari. Renzo Barbieri mi disse che gli viene in mente di iniziare i suoi fumetti erotici in una sera alla stazione, che prese Isabella un Satanic, e gli viene in mente di fare queste eroine femminili più erotiche. E da Satanic esplose a Renzo Barbieri l'idea di fare questa cosa. Poi tu ci hai lavorato tanto con sì, Barbieri, adesso lo ricordiamo, lui Giovanni ha fatto, oltre ad essere oggi disegnatore del Martinister, molto divertente anche tu hai dato a quella, come sì. Dire, no? Quel poi periodo un po'. Poi tu sei arrivato anche nel periodo un po' hard. Quindi... Sì, leggermente, però prima, quello prima. Sì, un po', sì, sì, Ulula e... Sì, sì. Sì.